E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi non siamo né su World of Warcraft né su qualsiasi altro gioco perché molte persone mi hanno chiesto: Devil, ma come registri i tuoi video? Visto che comunque non ho mai fatto un video del genere sul come registro, più che altro ho fatto un video su cosa fisicamente, quindi non so, microfono, webcam o computer eccetera, quello l'ho fatto perché ho fatto un video sulla mia postazione. Non ho mai fatto un video con, per esempio, dicendo quali programmi utilizzo oppure come edito eccetera, tutte queste cose qua. Il mio setup per registrazione è relativamente semplice e tramite questo riesco a ottenere una qualità, diciamo, discreta, non eccelsa, perché ovviamente non ho fatto chissà quali investimenti, non ho né attrezzatura studio né cose atomiche, anche perché sarebbero inutili, perlomeno per adesso e per quello che faccio io, insomma. I programmi con la quale registro e faccio i video sono principalmente tre. Andando qua nella schermata del mio desktop potete vedere Shadowplay, che è il programma che utilizzo per andare a registrare lo schermo, quindi cattura lo schermo, adesso per esempio sta registrazione. Ah, non entrerò nei dettagli per ogni programma, dopo probabilmente farò un video più dettagliato, magari per ogni programma no perché sarebbe un video troppo corto, ma farò un video proprio più dettagliato magari sull'editing oppure delle impostazioni audio, video eccetera, per quelle che utilizzo io ovviamente, che secondo me sono quelle più ottimali. Poi, altro programma essenziale che ho imparato a utilizzare, sempre in maniera semplice ma per quello che faccio io è veramente fondamentale, è Audacity, che è un programma infinito per la registrazione dell'audio, e questo veramente viene utilizzato anche da studio, perché come potete vedere qua sopra, adesso anche questo è registrazione, ci sono tutta una serie di effetti, analizza, genera, e questi sono tutti i potenziali effetti, c'è gente per esempio che riesce a fare la voce di Arthas utilizzando Audacity, oppure la voce, non lo so, di un dio, la voce dell'eco, ci sono veramente miliardi di possibilità. E io tramite questo, con delle semplicissime modifiche, riesco ad ottenere una qualità simile a una persona che sta dentro uno studio, per esempio, quindi tutto insonorizzato, quindi togliendo i rumori di fondo, aumentando i bassi, aumentando gli alti, riesco a bilanciare la mia voce, eccetera. Dopo ovviamente io, essendo una voce da studio, è molto più semplice questa cosa. A parte le cagate, però comunque Audacity è un programma fondamentale per me, veramente. Io l'ho iniziato a utilizzare, ho visto un cambiamento radicale e anche le persone me l'hanno detto che la differenza è stata veramente abissale. L'ultimo programma, cioè il terzo programma, che è praticamente quello più importante di tutti, è quello per l'editing, cioè Sony Vegas Pro 14, che praticamente conosco per il 10%, perché è un programma infinito, è come Audacity, cioè se uno vuole si mette lì e inizia a esplorare il mondo di Sony Vegas, che gli porta via tantissimo tempo, perché questo è un programma professionale. Sony Vegas Pro è utilizzato per chi fa, cazzo ne so, i videomaker proprio, oppure usano Adobe Premiere o vabbè, o Final Cut, per chi ha Final Cut Pro, che è il programma quello lì della Apple. Qui anche magari sul prossimo video, se volete scrivetemelo qua sotto nei commenti, se volete magari un video più specifico su Sony Vegas, come iniziare a editare all'inizio, come fare, e vi dico più o meno come edito io, che è appunto un editing abbastanza semplice, cioè non faccio chissà quali editing spaventosi, tecniche segrete della vita, cioè c'è gente molto molto più brava di me. Adesso non riesco a farvi vedere come tengo le cose sulla scrivania, ma è proprio semplicissimo, perché questo telefono è registrato con il mio telefono per adesso, perché ho imparato a utilizzare la fotocamera piuttosto che questa magari la utilizzo se mai farò delle live, che è la Logitech, quella classica 1080 30p, che sinceramente c'ha una qualità medio-bassa, cioè è discreta perché alla fine è una webcam, quindi non è che poi pretende chissà cosa, ma col telefono così registro 1080 60fps con una fotocamera molto buona, perché io ho l'S7 Edge, questo è il Samsung S7 Edge, non è l'ultimo uscito, però riesce a, insomma, è una fotocamera che con la giusta illuminazione, tipo stamattina che c'è stata una luce atomica bellissima col soletto, che adesso vi faccio vedere, aspettate. Una figata, io amo tantissimo queste giornate. Un acquisto che dovrò rifare è sicuramente un treppiede, perché se vi faccio vedere il treppiede su quello sulla quale sta adesso è veramente una barzelletta, cioè è tipo ridicolo. Aspetta, ve lo faccio vedere con lo specchio. Cioè, questo stupido qui è il treppiede e è veramente instabile. Feci un video anche con la mia questa, che è la Xiaomi Yi,
che è un'action cam relativamente carina, l'ho pagata tipo 70 euro. È discreta perché quest'estate io facendo un esercizio a corpo libero, quindi allenandomi insieme a corpo libero quest'estate, oppure quando è più caldo tipo adesso, con degli amici pensavamo appunto di fare le riprese un po' carine con l'action cam eccetera. Allora me l'ho presa, dico visto mai, invece sta sempre sul telefono. Il brutto del telefono è che devo mettere in modo aereo, perché sennò se ti arrivano le chiamate ti si stoppa la cazzo registrazione e li bestemmi perché mi è successo tantissime volte. Il microfono principalmente lo tengo così, oppure un po' più rialzato. Vorrei avere tipo una specie di braccio che me lo porta magari più in mezzo, però ho paura che mi copra lo schermo e quindi rischierei di, non lo so, di sclerare male per questa cosa. Però io per esempio tramite Audacity riesco a togliere i rumorini sottofondo che sentite del computer che sta qua, che è tipo un reattore nucleare, sto computer di merda che dovrò cambiare massimo per agosto. Ah, non escluso, piano piano, adesso è proprio me la butto là, un progetto random che inizierò forse magari a mettere dei video ogni tanto che non c'entrano proprio un cazzo con il gaming. E è quello per la quale ho studiato, adesso per i più vecchietti iscritti sapranno che io sono laureato in scienze motorie, sto facendo la magistrale, quindi forse inizierò a fare dei video che non c'entrano un cazzo, perché mi piacciono di più, cioè la vedo proprio come una cosa che mi stimola di più, perché sinceramente World of Warcraft adesso stufa, a me mi ha stufato. Adesso spero che con l'espansione nuova mi si possa aprire magari un mondo, specialmente con il WoW Classic, ma ritornando così. Però per adesso faccio un po' fatica, quindi Mario, che faccio questi video così, io parlo e basta, per me è divertente. Però non è detto, non è detto, perché inizialmente volevo creare proprio un canale a parte, quindi magari... Ah, inizierò a lasciare il mio Instagram sui video, così che magari se qualcuno vuole scrivermi su Instagram o seguirmi su Instagram, perché lì sono molto attivo, magari non per il canale no, però durante la mia vita sì, sono abbastanza attivo e ci condivido tutti i miei video di ciò che faccio, quindi se vi ho incuriosito potete tranquillamente andarlo a vedere sul mio Instagram, che vi lascio qua sotto e anche qui. Quindi con questo brevissimo video vi ho detto quali programmi utilizzo, sicuramente ne farò un altro di video su come utilizzo, su quali effetti metto per esempio su Audacity e quali effetti metto su Sony Vegas. Beh, Sony Vegas è un po' più lunga la storia, forse Sony Vegas ne faccio uno a parte. Sì, ne farò uno per la registrazione audio-video, quindi Shadowplay Audacity, e un altro solo per l'editing, perché sicuramente Sony Vegas porta via tantissimo tempo. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, ci vediamo al prossimo video. Come sempre mi raccomando, seguitemi su Instagram e su Telegram. Ciao a tutti ragazzi!